Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi in questo pomeriggio per la terza edizione del Premio Umbria in Rosa. È sempre emozionante realizzare questa iniziativa perché, come avremo l'occasione in questo pomeriggio, di conoscere molte storie, storie al femminile. Abbiamo iniziato questa iniziativa circa 4 anni fa, proprio con Gemma Bracco, in cui sottolineavamo il fatto che naturalmente nel percorso di promozione delle pari opportunità c'è bisogno anche di incontri come quelli di oggi che valorizzino quelle che sono le eccellenze immateriali del nostro territorio. Le premiate sono tante, perciò non mi dilungo, passo la parola all'avvocatessa Gemma Bracco. Grazie Gianluca, buonasera a tutti e a tutte. Benvenuti e benvenute. Ringrazio tutti i presenti e le presenti, però oggi un ringraziamento particolare va a tutte le premiate, quelle che sono qua e quelle che non sono qua. Visto che vogliamo mettere al centro proprio le nostre premiate, iniziamo subito con la premiazione e poi faremo fare un saluto anche alle altre autorità presenti sul tavolo, che chiamo subito a porsi qui di fronte Massimo Perari, l'assessore alla cultura del Comune di Perugia, e anche Maria Antonietta Cargiulo, che è vicepresidente Club UNESCO Perugia Gubbio. Perché questo? Perché voglio ricordare che questo premio è realizzato insieme a circa 12 associazioni di vario tipo, da naturalmente Confindustria, associazioni culturali come UNESCO, eccetera. Voglio ricordarle naturalmente l'ambito universitario, il giornalismo, eccetera, che hanno fatto, ogni membro di giuria che poi andremo a nominare ha fatto 3 nominativi. Da questi 3 nominativi poi è nata la rosa di oggi. Chiamo qui Antonella Cargiulo e Massimo Perari a porsi qui di fronte per la consegna del premio, di fronte allo scranno, e chiamo Giovanni a preparare il materiale, che ringrazio. Per la prima sezione, istruzione e scuola, Melania Scrabottini, una maestra che ha dedicato il suo sapere al servizio dei piccoli bambini malati dell'ospedaliera di Perugia, nel reparto di oncoematologia pediatrica e trapianto di midollo osseo, dove insegna, dove è referente pedagogico per l'equipe sanitaria. Colpisce in Melania l'impegno e la dedizione al lavoro che svolge sia in ospedale che nelle classi con grande competenza, ma nello stesso tempo con amore, cercando anche, attraverso l'insegnamento, di alleviare le sofferenze e di strappare un sorriso ai piccoli pazienti. Prego, intanto Melania, un saluto. Un tuo appoggio. Sì, io sono molto emozionata per molti aspetti, insomma, perché si parla del mio lavoro, un lavoro che io porto avanti ormai dal 1992, quindi sono un po' cresciuta nella scuola in ospedale. Qui poi sono presenti i miei maestri, il direttore Gabriele Goretti e la dottoressa Buarelli, che mi hanno sempre accompagnato in questo percorso, che è stato un percorso davvero impegnativo, davvero grandemente significativo, perché al di là del fatto che è un'esperienza davvero dura, perché lavoro nel reparto di oncoematologia pediatrica e trapianto di midollo osseo, dove ci sono bambini dagli 0 ai 20 anni che affrontano il percorso della malattia oncologica, quindi di per sé è un reparto che, diciamo, è connotato dalla sofferenza. E la sofferenza attraversa e trasuda da ogni spazio che sta all'interno del reparto, però accanto a questo c'è una grandissima vitalità, una grandissima forza che è data non solo dai piccoli pazienti, che rimangono comunque ragazzi e bambini,
e quindi questa parte malata noi come operatori, noi come scuola la teniamo un po' sullo sfondo, appunto perché possa stare proprio in primo piano la loro vitalità, la loro identità di bambini. Quando si entra in ospedale diventa difficile pensarsi ancora come persone, perché l'ospedale ha per sua caratteristica questa, come dire, toglie un po' l'identità, no, alle persone, si è un po' numeri, posti letto, eccetera. Nel reparto di onco-ematologia le prime cose che abbiamo fatto per i bambini è stata proprio questa, costruire una carta d'identità per loro che li facesse riappropriare del loro essere bambini, e su questo poi abbiamo costruito tutto il nostro percorso, che è un percorso forte, che a me come persona ha dato tantissimo, perché è vero che noi portiamo ai ragazzi, ma è vero che loro danno tanto a noi e anche con le loro famiglie, perché vediamo il bello e quanto nella persona umana ci sia di forza e di risorse per attraversare momenti che possono essere così difficili. Io sono onorata di ricevere questo premio, che condivido con i miei maestri, con la mia famiglia e con tutti i bambini e le famiglie che continuo a incontrare ogni giorno. Grazie. Grazie. Io. Un minuto. Anche questo. Io devo solo dire che ringrazio questa valorosa maestra che fa questo lavoro. Io ho avuto un'esperienza di un ragazzo quando stavo a Ferro di Cavallo che è stato in ospedale purtroppo, e so che cosa significa per questi bambini stare lì ed avere qualcuno, insomma, che gli vuole bene, che li cura, che li fa sentire esseri umani. Continuiamo con i premi. Chiamo a premiare Giovanni Paoletti e Erika Borghese da posizionarsi di fronte. Categoria impresa. Francesca Colaiacovo, presidente della Holding Financo e amministratore delegato di Colacem, il premio le viene conferito con l'intenzione di sottolineare l'impegno e la creatività dimostrati all'interno dell'azienda familiare, nella quale si è occupata in prevalenza degli aspetti amministrativi e finanziari. Grande imprenditrice, anche ottima madre e moglie. Se posso, soltanto una piccola presentazione. Devo dire che è un momento particolarmente emozionante, ma soprattutto nel sentire tante persone, soprattutto la premiata che mi ha preceduto, che non ricordo il nome, questo mi scuso, per le cose bellissime che ha fatto e che si dedica soprattutto ai bambini, per cui la mia premiazione mi sembra quasi riduttiva, no? E di questo la ringrazio per quello che fa per gli altri. Io nasco come il mio è un premio per imprenditori, e devo dire che il mio passato, perché ormai sono in azienda da 30 anni, significa aver vissuto un momento importante con degli esempi che nascono da mia nonna Carmela. Prima l'assessore ricordava la nonna, mi sembra, no? Anche lei. E anche io ricordo mia nonna Carmela perché negli anni 50 è stata una imprenditrice in rosa. In rosa perché ha iniziato una piccola attività di mattonelle, quindi materiale per l'edilizia, insieme con i suoi 4 figli. E questo, da lei ho imparato il senso dell'importanza della famiglia, ma soprattutto individuare nella famiglia le persone che portavano avanti il lavoro di tutti i giorni, fatto di fatica, di responsabilità, di necessità di trovare delle soluzioni anche per i suoi collaboratori. Poi mio padre che è stato il mio mentore, la persona che è un imprenditore illuminato, mio padre Pasquale, che aveva questa visione del futuro e soprattutto quindi questo concetto di portare un po' l'italianità all'estero.
E così è stato, il gruppo è cresciuto e lui mi ha insegnato la passione nel lavoro, nell'essere sempre presenti. E ricordo che da piccola, però proprio per suffragare questa passione, ci portava, me e mia sorella, dopo la messa della domenica, a fare il giro in cementeria per vedere se fosse tutto a posto, se quindi i suoi operai erano tranquilli, se non ci fosse necessità di intervenire in qualche maniera. E allora questi principi, no? questi valori sono stati per me fondamentali per poter dare il mio contributo nel gruppo che oggi rappresento e che comunque è costituito circa oggi 2000 persone solo direttamente che lavorano con noi. E per cui quindi quando sono entrata avevamo solo due stabilimenti di produzione, oggi ne abbiamo 8 in Italia, 4 all'estero, nel settore del cemento, nel settore del calcestruzzo più di 80 impianti per la costruzione quindi di calcestruzzo, una flotta di trasporti, abbiamo nel non core attività turistiche e alberghiere, nonché quindi anche attività nello sport, ma tutto quindi con una visione di circa più di 2000 dipendenti. Penso che questo sia il traguardo e anche quel concetto di responsabilità sociale dell'imprenditore nei confronti quindi delle persone che lavorano con noi. L'essere donna, penso che l'ha detto prima l'assessore, il quale suffragava l'importanza delle donne, io penso che oggi stiamo vivendo un momento in cui si sta premiando in questa sala l'intelligenza delle donne. Donne che hanno avuto la capacità e la forza di esprimersi nei vari settori che comunque evidenziano come quelle donne hanno la capacità di mettere insieme famiglia, come appunto precedentemente ci dicevano, famiglia e lavoro, ma sempre quindi con quella capacità organizzativa, con quel senso di responsabilità e anche con quella capacità di concretizzare le cose, che effettivamente quindi sono elementi fondamentali per ogni nostra attività e sicuramente per me sono state un patrimonio nello svolgere l'attività di imprenditore e ne faccio tesoro tutti i giorni. Grazie, quindi grazie per questo premio. Grazie a Francesca Colaiacovo. Un saluto da parte della assessore alla parità, no, della provincia di Perugia, ma anche insomma membro consigliera del Comune di Perugia. Sì, grazie Jean-Luc, sì, sono consigliera delegata alle pari opportunità della provincia di Perugia. Grazie ancora per l'invito, grazie ancora per le tante iniziative che facciamo assieme. Ringrazio te Jean-Luc, ma ringrazio Gemma Bracco, consigliera di parità. Davvero 4 anni, come dire, di impegno, di sinergia per, come dire, le tantissime iniziative. Siamo davvero alla terza edizione e io mi voglio davvero complimentare con voi, complimentarmi con la giuria per il lavoro svolto e ovviamente con le premiate. Non aggiungo altro a quello che è stato già detto, quello che ha detto anche il presidente Bacchetta. È oggi appunto il premio Umbria in Rosa, che appunto un premio molto importante e segno appunto evidente di quello che rappresentano le donne del patrimonio. Il nostro grandissimo impegno quindi nel lavoro, nel sociale, nello sport e nella politica. E poi ecco, devo anche, come dire, complimentarmi perché comunque ci sono anche due premi importanti e significativi, che è il premio alla memoria a Clara Sereni, perché appunto
appunto la ricordiamo come una, non soltanto una scrittrice, ma veramente mi emoziono perché comunque una donna che si è impegnata tanto, come dire, nel sociale e nella politica, e l'altro premio invece alle pari opportunità a Liliana Segre, e ha fatto molto bene davvero. Cioè, ringrazio Gemma davvero per la sensibilità, proprio perché, come dire, quest'anno ricorrono gli 80 anni in cui dalla promulgazione di quelle leggi vergognose che furono appunto le leggi razziali, e Liliana oggi ne è, come dire, una testimonianza. E sono anche 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, io voglio appunto ricordare da allora i 70 anni di lotte, di battaglie, le 21 madri costituenti che contribuirono a scrivere la Costituzione. Ma sono anche 40 anni, io lo dico perché appunto sono delegata alle pari opportunità, all'entrata in vigore della 194, cioè noi dobbiamo, come dire, guardiamo, come dire, al passato, ma per auspicare un futuro migliore. Noi donne appunto siamo in campo, lo siamo a volte anche con tanta fatica, ma vogliamo, proprio come diceva Liliana Segre, la cosa che lei le ha ferito più di tutti, no, dice, è l'indifferenza. Allora noi non vogliamo una società indifferente, noi vogliamo, come dire, una società attenta, e le donne possono davvero contribuire ad una società migliore grazie appunto al nostro impegno e alla nostra quotidianità che esprimiamo tutti i giorni. Grazie. Grazie Erika Borghesi. Microfono. Ed ora passiamo alla terza premiata di oggi, premio Umbria in Rosa, sezione Medicina, a Valeria Caso, neurologo presso la Stroke Unit dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. È stata il primo presidente donna eletto dello European Stroke Organization, di cui tuttora è membro della commissione esecutiva, e rappresenta l'Italia nello European Academy of Neurology. Ad oggi vanta più di 200 pubblicazioni scientifiche, numerose collaborazioni a progetti di ricerca internazionali e numerosissimi congressi in tutto il mondo. Si impegna da sempre per i diritti delle donne, sia dal punto di vista lavorativo che nel campo medico di ricerca. Chiamo a premiare, un applauso naturalmente, Cristina Vermigli, medico dell'ospedale di Perugia, e Monica Paparelli, consigliera regionale delle pari opportunità. Intanto, ecco, due parole alla premiata Valeria Caso. No, scusa, ritira l'assistente Tuzzi Miriam. Intanto buonasera, porto il messaggio ulteriore, sì, della dottoressa Caso, che ringrazia l'Umbria per avere a cuore figure come la sua e mantenere alto il prestigio delle donne umbre nel mondo, non soltanto in Italia e non soltanto in Umbria. Quindi vi ringrazia di cuore e spero che questo sia l'inizio di un percorso insieme per l'Umbria, per valorizzare il territorio e per valorizzare le donne. Grazie. Per me è un privilegio e un onore poter premiare una collega che è anche un'amica, perché idealmente vengono premiate tutte le donne che si occupano di medicina. Spesso anche nella nostra regione veniamo un po' messe nell'ombra, lavoriamo nell'ombra. Valeria è riuscita ad emergere anche a livello europeo, cercando di riabilitare quella che è la disabilità. L'ischemia cerebrale purtroppo porta a una disabilità, e sempre è atteso che la donna sia il caregiver, cioè colei che in maniera del tutto gratuita porta assistenza. Ma quando è la donna ad essere colpita da ischemia, spesso questa assistenza manca. Quindi credo che sia un premio assolutamente, assolutamente valido. Non è stato facile scegliere, ma grazie ancora. Abbiamo anche un contributo video di Valeria Caso che chiedo alla...
Buonasera a tutti, come sapete mi chiamo Valeria Caso e mi dispiace davvero che non posso essere lì di persona a ritirare il premio. Quando l'ho saputo, devo dire, sono stata estremamente onorata. Adesso in questo momento mi trovo in Nuova Zelanda a parlare di accesso alle cure, che alla fine è stato sempre quello che mi ha guidato in questi anni. Ho pensato che particolarmente la donna ha una difficoltà maggiore all'accesso alle cure e questo chiaramente è dimostrato dai dati, per cui in questi anni ho voluto focalizzare tutta la mia ricerca lì. E per concludere, grazie, un caro saluto a tutti e spero di vedervi in giro. Un saluto da parte della consigliera. Consigliera di parità della Regione Umbria, tutto il nostro lavoro insieme alle rete delle consigliere provinciali e nazionali è niente rispetto all'esempio di chi è in campo. Noi abbiamo bisogno assolutamente di dimostrare quello che le donne fanno. Questa è la cosa più importante per il raggiungimento della parità e anche per le nuove generazioni. È importante perché le donne da sempre lavorano, da sempre sono esempi ma non visibili, nascosti. Quindi manifestazioni come queste spero che si moltiplichino e che portino a farci vedere tante eccellenze del nostro territorio. Grazie a Gemma, grazie. Grazie, grazie a Monica Paparelli. Ed ora chiamo Gemma Bracco a porsi qui di fronte allo scranno per il premio d'onore che gli verrà poi consegnato a mano a Roma. Premio Umbria in Rosa, terza edizione. Liliana Segre. Premio d'onore pari opportunità a Liliana Segre. Ritira Gemma Bracco, chiedo al presidente della provincia di Perugia. Prego. Liliana Segre, 88 anni, sopravvissuta all'Olocausto e oggi senatrice a vita. Una storia piena di indicibili orrori, una storia che da tanti anni racconta nelle scuole di tutto il paese per incoraggiare i ragazzi ad affrontare i problemi. Non dite mai che non ce la potete fare, non è vero. Io ho sperimentato sulla mia pelle quanto l'uomo sia capace di lottare per rimanere attaccato alla vita e per piantare un seme che possa essere coltivato e crescere. Ovviamente io ringrazio ancora, sono qui, la senatrice Liliana Segre è stata gentilissima, ha accolto il nostro premio con entusiasmo, non è potuta venire per motivazioni personali di salute, però è qui con noi, felice di ricevere questo premio, meritatissimo, perché lei rappresenta proprio, come dire, una donna che ha lottato e che porta ancora avanti l'idea di libertà e che ha voluto proprio con il suo esempio di vita dire no alle forme di violenza più atroci del secolo scorso. Grazie. Abbiamo anche un piccolo contributo video di una sua intervista che ci ha voluto onorare. Beh, com'erano le persone che arrivavano qui? Erano persone come me che avevano già avuto lo shock della fuga, lo shock dell'arresto, lo shock della prigione. Ci avevano detto andrete in Germania in un campo di lavoro e nessuno, forse pochissimi, ma non certo noi, semplici, borghesi, italiani, nel profondo che la destinazione sarebbe stata Auschwitz. Era pensabile che chi ha provato a chiedere asilo e non l'ha avuto, chi ha provato, cosa vuol dire essere respinto, aver trovato le porte chiuse, non era possibile non aprirla qui, almeno periodicamente questa porta che ha ospitato per mesi dei gruppi di persone
a cui non si chiede il nome. Sono uomini, donne, bambini, molti bambini, molti ragazzi soli che espatriano senza saper dove andare, e non vogliamo che quella parola indifferenza sia pronunciata ancora. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Ed ora passiamo al quinto riconoscimento, premio Umbria in Rosa, terza edizione 2018, categoria sociale, quest'anno va a Francesca Bondi.
Chiamo a premiare Tiziana Casale di un'associazione, Anna Maria Petri di un'altra associazione. Presidente della comunità Capodarco, una donna estremamente forte e coraggiosa. Alla fine degli anni 70 ha costituito la comunità che oggi conta più di 60 pazienti con malattie mentali. Una donna con una profonda sensibilità e apertura nei confronti dei disagi e delle problematiche personali. Un applauso. Io vi ringrazio, ringrazio chiaramente l'istituzione provinciale nella persona della consigliera di parità Gemma Bracco, l'associazione Europa Comunica, chi mi ha segnalato e l'intera giuria. E non mi voglio dilungare, però voglio sottolineare che la mia anche è una storia di riscatto, come sentite dall'accento non sono umbra, e a causa di una disabilità sono stata negli istituti tradizionali, l'Umbria mi ha accolto, la comunità Capodarco mi ha accolto all'epoca e quindi è successa la storia nuova, una storia appunto di riscatto che io ho messo a servizio delle persone deboli e le persone con disabilità intellettiva. E chiaramente non posso nascondere che mi ha onorato e fatto piacere questo premio che non mi aspettavo assolutamente, non ci avrei mai pensato. Mi ha scaldato il cuore, lo considero un conforto alla meravigliosa fatica che faccio tutti i giorni. Lo considero un premio dato anche alla mia famiglia, in particolare a mio marito, che accompagna questa meravigliosa fatica senza risparmiarsi. Lo considero un premio all'intera comunità di Capodarco, di Perugia, agli operatori, alle famiglie e alle stesse persone con disabilità. È sicuramente motivo di grossa gratificazione anche per loro, per tutte le attività che svolgono tutti i giorni. Inoltre lo considero un premio a tutti quegli operatori silenziosi che tutti i giorni della loro vita accompagnano le persone fragili nella dura lotta per l'emancipazione e per il riscatto sociale. E lo fanno in maniera silenziosa, senza mai scioperare, perché significherebbe uno sciopero contro la disabilità e contro le loro famiglie. E insieme a queste persone fragili tentiamo tutti i giorni di fermare quella che io considero la pazzia del mondo, che la deriva alla disumanità, all'indifferenza e al cinismo. Grazie. Grazie a Francesca Bondi e Anna Maria Petri del Coraggio della Paura e a Tiziana Casale dell'Associazione. Ed ora chiamo a premiare Rita Rocconi, e lei non se l'aspettava, però ci piace chiamare anche le personalità che hanno vinto i riconoscimenti negli anni precedenti. Mariella Chiarini, ti chiamo, un applauso alla mitica Mariella Chiarini, che è stata premiata nella sua prima edizione, e Rita Rocconi, che abbiamo una sezione nuova quest'anno. Abbiamo categoria arte culinaria. Maria Luisa Scolastra. Una delle pochissime chef donne italiane, dall'alto spessore artistico e professionale, tanto da essere stata scelta da una casa editrice tedesca per una monografia che parla della sua passione. Erede di una famiglia di chef, Maria Luisa propone al ristorante Villa Roncalli di Foligno una cucina solidamente ancorata al territorio, ma personalizzata in maniera eccellente. Buonasera, io ringrazio tutti e non nego di essere molto molto emozionata, perché è un premio che non mi aspettavo. Però diciamo, sono molto molto onorata, perché questo premio va anche ai miei genitori, no? Perché noi abbiamo iniziato insieme questa bellissima attività
E loro mi hanno insegnato l'amore, la passione per questo lavoro e una grande disciplina che io tutti i giorni faccio e tutti i giorni dedico alle persone che mi vengono a trovare. E è un lavoro meraviglioso il nostro, e diventa, diciamo, un'arte, perché io faccio una cucina tradizionale, ma con molta creatività, una creatività che io ho sempre avuto, che mi piace tantissimo. E la bellezza di questa cosa è che quando io sono in cucina mi estraneo completamente, cioè a me fa piacere solo una cosa, il dare proprio tutto quello che il percorso in cucina è stato in questi tanti anni e il grande rispetto per la persona che è a tavola, questo per me è fondamentale. Poi io faccio una valorizzazione del territorio, che ne sono molto molto orgogliosa, e anche per tutte le, diciamo, le persone che mi sono venute a trovare, le persone che mi hanno dato un premio anche bellissimo in Germania, ringrazio tutto. Ho potuto dedicare un libro dedicato a mia mamma, che ha vinto questa medaglia d'argento, e a mio papà ho dedicato invece, faccio dei corsi di cucina, ma dove veramente è una festa, perché chi ci viene a trovare, penso che, e anche tutti i miei collaboratori ringrazio, perché loro sono molto molto carini, la gentilezza, l'amore, ed è una cosa. Secondo me chi fa qualsiasi tipo di lavoro, ma lo fa con grande amore e passione, allora è un bel risultato. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Maria Luisa Scolastra. Te, Rita, tanto tantissimo. Facciamo intervenire dopo, Rita, e invece facciamo fare un saluto a Mariella Chiarini, un saluto da parte tua, così. Promuoviamo il teatro. Sì, io dico soltanto che questi momenti sono estremamente costruttivi, perché ascoltando le storie di ognuna di queste donne sono storie talmente edificanti in un mondo dove appunto in questo momento domina l'indifferenza, il pressappochismo, la tiepidezza, che insomma è uguale all'indifferenza quasi, no? Diciamo, scoprire che ci sono donne anche giovani, perché voglio dire, a parte la Liliana Segre, mi sembra che qui abbiamo tante giovani, è una cosa estremamente incoraggiante, confortante, da ricordare ogni volta che siamo presi un po' dallo scoraggiamento di fronte a una società che a volte ci delude, che parliamo sempre di crollo dei valori. Ecco, questo premio, questa iniziativa è importante non solo perché, chiaramente, come donna è ovvio che mi premia anche, che lo sottolineo, diciamo che è rivolta alla valorizzazione della donna, ma al di là di questo mi sembra un valore aggiunto il fatto che si mettano sotto i riflettori i valori di queste persone, donne, o anche fossero stati uomini. Per me è confortante questo, ancora di più perché sono donne, però mi sento confortata da questi valori. Portiamoceli fuori quando usciamo, che poi quando c'è qualcosa che va storto ci rincuoriamo. Grazie Gemma, grazie a tutti coloro che lavorano a questa bella iniziativa. Grazie, grazie a Mariella Chiarini. Continuiamo con il settimo riconoscimento, premio Umbria e Rosa. Come vedete, spaziamo dal sociale, l'arte culinaria, qui ritorniamo in ambito l'università, categoria università. Rita Chiacchella. Chiamiamo a premiare Carla Emiliani. Ritira Rita Chiacchella, sentiamo la motivazione. Dal 2005 professore ordinario presso la cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Perugia. Socia ordinaria della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, membro del Consiglio Direttivo ed attualmente vicepresidente, ispettore archivistico onorario per l'Umbria, per nomina del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali dal 1994. Rita ha dedicato la propria vita allo studio della storia,
Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio, ringrazio coloro che mi hanno designato. Questa designazione coincide con la mia messa in pensione che risale al 1° novembre scorso, dopo 45 anni di servizio. Io mi sono laureata all'Università di Perugia e tranne 8 anni che ho trascorso a Roma, ho sempre lavorato e insegnato nelle facoltà umanistiche, a magistero prima, poi a lettere, e ho insegnato storia moderna. Ho avuto tantissimi studenti, uomini e donne, in gran parte donne, ma anche uomini, ai quali ho cercato di... che ho cercato di iniziare all'amore per la storia, per la conservazione della memoria, perché, come ha detto la senatrice Segre, io ritengo e ne sono convinta che un paese senza memoria non ha futuro. Grazie, è qualcosa che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Siccome penso che un prof, come dicono i miei studenti, non va mai in pensione, penso che continuerò a studiare, a lavorare, a ricercare, e se mi chiederanno il parere e l'aiuto, lo darò. Vi ringrazio ancora e buonasera a tutti. Volevo solo aggiungere, intanto grazie, sono veramente onorata di far parte di questa commissione, per me è un'occasione proprio anche di crescita personale, perché ascolto e conosco delle personalità importanti. E ho preso con molta serietà il ruolo di rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia, e questo mi è servito per conoscere veramente delle colonne dentro l'università che hanno dato tanto, che hanno cresciuto generazioni di studenti, che veramente hanno reso grande il nostro Ateneo. E per cui volevo ringraziare e, ripeto, sono onorata e sono molto contenta che oggi ci sia il premio sia dato a Rita. Grazie a tutti. Grazie. Ed ora passiamo un altro importante riconoscimento che è stato più volte citato, consegnerà il premio Gemma Bracco. Io ho avuto l'opportunità di conoscerla soprattutto in ambito associativo, premio alla memoria di quest'anno va a Clara Sereni. Clara Sereni ritira il premio, Marta e Anna Sereni. Sentiamo le motivazioni. Clara diceva che gli scrittori si dividono in quelli che stanno bene quando scrivono e quelli che patiscono. Lei si considerava nella seconda categoria. Diceva di fare fatica perché per lei scrivere era un'operazione di chiarimento. Un modo per fare ordine, per cercare di capire la propria esperienza e qualcosa del mondo che la circondava. Clara Sereni ha avuto una vita bella e complicata, spesso raccontata nei suoi libri. Siamo ovviamente molto grati alla chi ha ideato questo premio e alla commissione che ha deciso appunto di attribuire questo premio in ricordo di Clara Sereni. E ci piace essere qui a ricordarla in una sala istituzionale, e Clara ha frequentato le istituzioni di Perugia in svariato modo. Non era solo una scrittrice, è stato detto, appunto si è occupato del sociale, e lei teneva particolarmente, lei che era nata a Roma qui, il suo grande obiettivo era costruire reti, soprattutto reti di donne, reti di persone per le persone fragili e reti di donne. Ed è bellissimo trovarsi qui con un sacco di altre donne, dove
aspetti e temi, dalla cucina al sociale, al disagio psichico, si ritrovano, alla storia, mi scuso per non aver citato altri, bellissimo, Clara avrebbe apprezzato molto questa rete. Voglio solo ringraziare le sorelle di Clara, che mi dispiace solo avere dato il premio alla memoria. Avrei voluto che lei fosse qui con noi per poterglielo dare personalmente, però penso che Perugia, l'Umbria e tutta Italia è grata questa grande donna che comunque oggi è qui con noi. Grazie. Abbiamo anche abbiamo recuperato un contributo. Sereni, e poi come si dice alcuni progetti poi continuano e mi fa piacere che è stata da poco nominata la Banca del Tempo, che è stata fondata proprio e è stata ricostituita e è stata proprio intitolata. Mi fa piacere chiamare presidente Stefano per portare questo piccolo contributo. Grazie a tutti, vi volevo raccontare brevemente questa piccola storia perché Clara, come tutti sappiamo, 20 anni fa creò la prima Banca del Tempo, tra le prime che sono state create in Umbria. Non durò molto perché alle sue dimissioni poi la Banca del Tempo andò un po' come è andata, diciamo. Ma lei a più riprese, se uno legge un po' i suoi scritti, i suoi articoli, si è domandata: ma perché non ne riparliamo, non torniamo a fare la Banca del Tempo? Finalmente questa Banca del Tempo è stata ricostituita. Dal mese di settembre esiste la Banca del Tempo di Perugia e anzi, con l'occasione, visto che siamo qua, rubo solo 10 secondi, questa sera alla sede della Banca del Tempo, che sta in via Bonfigli di fronte al Cinema Zenith al numero 6, insieme alla Fondazione Città del Sole, dove è ospitato anche il figlio Matteo, il figlio di Clara Sereni, ci sarà una serata conviviale a parlare della Banca del Tempo, dove presentiamo i corsi che si possono fare e tutti gli iscritti hanno modo di vedersi, di conoscersi e di scambiare. Io ringrazio ancora, grazie di questo piccolo intermezzo, vi aspettiamo tutti. Grazie, grazie a Stefano. Ed ora facciamo un piccolo intermezzo dalle premiate perché, come avete visto, oltre il classico piatto in ceramica realizzata de Ruta da una bravissima artigiana, Monia Spinelli, abbiamo realizzato anche una cartella dove al quale ci sono all'interno altre 10 storie e voglio chiamare qui l'autrice Francesca Ascione, che ho visto prima. Facciamo un applauso e chiedo alla regia di mandare, diciamo così, in sequenza le varie immagini, che racconta la storia di dieci donne. Una mostra che ho avuto l'opportunità di vedere circa un anno fa alla Biblioteca Comunale di Terni e ho detto: perché non realizzare questa cartella dove ripercorriamo queste donne, si raccontano in prima persona. Mi auspico che questo progetto possa andare nelle scuole perché in qualche modo l'ho visto molto legata a questa iniziativa di oggi. Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti. È un progetto che è frutto di incontri fortunati con la Casa delle Donne di Terni e grazie alla Casa delle Donne di Terni ho incontrato il gruppo delle toponomaste femminili, di cui oggi la rappresentante di Perugia è qui, Paola Spinelli,
e mi hanno aiutato a selezionare 10 donne che meritavano più visibilità, più di essere valorizzate di più, donne la cui biografia è eccellente, molte erano già conosciute, molto ho avuto modo di incontrarle proprio grazie a questo progetto. E non è mai abbastanza quello che si può ricordare di loro, e il fatto di averle messe proprio insieme in questo progetto con una stessa veste grafica più moderna, secondo me aiuta il lettore a incontrarle più di persona rispetto a una targa su un muro o una strada dedicata. E quindi questo è il mio augurio, che ci si possa avvicinare di più a queste eccellenze, riconoscerle e proseguire il lavoro, ad esempio con le donne di stasera, queste meravigliose donne ancora viventi che abbiamo la fortuna di incontrare. Grazie a Francesca Ascione. E chiamo per premiare la prossima premiata una persona che è stata la voce di questo premio, Simone Esposito, ma anche l'ingegnere Franco Cotana, e un premio a noi molto caro, premio Umbria in Rosa, sezione, e poi adesso andremo a vedere la sezione ricerca universitaria, quest'anno va a Ursula Groman. Ursula Groman, sentiamo le motivazioni. Ricercatrice medica di grande valore che ha portato e porta avanti la sua attività di ricerca con grande passione e professionalità. Membro dell'Accademia delle Scienze dell'Umbria, nel 2016 ha ottenuto anche il riconoscimento come Top Italian Scientist Donna per l'impegno e l'alto numero di citazioni nella ricerca biomedica. È presidente del Comitato di Bioetica dell'Università di Perugia. Attenzione, di qua, sia le riprese sono sia di qua che di là. Un saluto, prego. Allora, grazie a tutti. Grazie alle istituzioni, ai membri dell'associazione, della giuria, soprattutto chi mi ha segnalato, perché forse non era neanche facile, perché a livello dell'Ateneo Perugino probabilmente non sono, anzi sicuramente non sono la sola top scientist donna. Quest'anno hanno segnalato me, e mi ritengo quindi molto onorata e fortunata, nel senso di avere un bellissimo gruppo di ricerca, soprattutto costituito da giovani, di cui molte donne giovani, che portano avanti questo lavoro con enorme passione, che ho visto oggi con varie sfaccettature espressa qui in tanti modi, dalle tante donne presenti. E, ovviamente, cioè, io mi sento fortunata perché faccio un lavoro che mi piace moltissimo, d'altronde insegno anche ai ragazzi come la Rita Chiacchella. Però certamente la ricerca scientifica in Italia è qualcosa di estremamente difficile da portare avanti, i finanziamenti non ci sono e bisogna andarsene a cercare all'estero, soprattutto in Europa e anche fuori dell'Europa. E quindi questo significa che bisogna darsi da fare all'inizio con poco e cercare quindi di valorizzare al massimo quello che uno ha, i soldi che uno ha, per cercare di ottenere dei risultati importanti che possono essere riconosciuti a livello internazionale, altrimenti i finanziamenti internazionali non vengono assegnati. Negli ultimi 5 anni ho avuto la possibilità di usufruire di un finanziamento europeo molto importante che in realtà si basava su un'idea a rischio che però ci ha permesso di sviluppare delle importanti, speriamo, farmaci
per il futuro per la cura di patologie importanti come la sclerosi multipla e anche speriamo la cura di altre patologie autoimmuni come il diabete di tipo 1 o diabete giovanile. Vi ringrazio tutti ancora e grazie. Grazie a professoressa Ursula Groman. Ed ora chiamo per la prossima categoria, non se l'aspetta, però anche lei ha avuto un importante riconoscimento a Roma, la professoressa Cencetti. E chiamo anche l'artista Romani, che ho visto c'era prima, che adesso no, si viene per la consegna del premio, così per la prossima categoria, canto, il premio va a Federica Baluccani. Soprano, dalle grandi capacità tecniche ed interpretative dimostrate in concerti eseguiti in tutto il mondo, arrivata alla ribalta nazionale con la partecipazione alla terza edizione di Italia's Got Talent e a diverse trasmissioni televisive in Rai. Un esempio di puro talento italiano all'estero. Grazie. Io sono estremamente emozionata e non è escluso che mi metterò a piangere. E solo che poi mi colerebbe tutto il mascara, per cui cercherò di essere breve e non è facile perché vorrei dire tante cose. La cosa più importante per me è ringraziare chi in tutti questi anni mi ha supportato, mi ha aiutato, chi da più vicino, chi da più lontano e chi da lontanissimo. E, ho la fortuna di fare veramente il mestiere che amo, che in realtà per me non è un mestiere, per me è un modo di esprimermi, è un modo di esprimere quello che ho dentro, la mia rabbia, la mia gioia. E lo faccio con una passione smisurata. Per fortuna nel mio cammino ho incontrato delle persone che ci hanno creduto, perché il mio è un lavoro che non è semplice. E, ho avuto però questa fortuna e avendo avuto questa possibilità sono contenta di poter dar sfogo alla mia grande positività e la cosa che ci tengo a dire è che è molto importante associare a questo mestiere, che sembra leggero, facile, lo studio. È molto importante. Io mi sono laureata in lingue qui a Perugia nel 2006. Poi ho iniziato a lavorare come cantante. Successivamente, quando già ero grande comunque sia, ho iniziato a fare il conservatorio, a studiare il conservatorio. Ed è stato... credo è stata una delle scelte più importanti e belle della mia vita. Quindi il messaggio che voglio dare è seguire le proprie passioni, è vero, ma associarle anche ad un percorso serio, costruttivo, come quello che ti può dare lo studio. Io voglio dedicare questo premio alla mia famiglia, alcuni di loro sono qua oggi, al mio mentore che è qua oggi, a mia madre, che non c'è più da tanti anni, ma che mi ha trasmesso questa passione, a tutti voi, a tutte le donne, e ringrazio molto anche la giuria per questa grande opportunità di cui sono onorata. Grazie mille. Sì, senz'altro. Non vorrei parlare di me dopo aver sentito queste bellissime parole di questa splendida ragazza. Sono forse costretta perché sono qui perché anch'io come Umbra ho avuto un riconoscimento a Roma, alla Camera dei Deputati, Standout Woman Award. Praticamente siamo state 40 donne, siamo state premiate per il nostro impegno quotidiano.
quotidiano, e nel mio caso perché sperimento quotidianamente la passione educativa. Io sono la dirigente scolastica ora dell'Istituto Omnicomprensivo di Betto, liceo artistico e scuola secondaria di primo grado qui a Perugia. Sono onorata di dire questo, accanto a questo premio, mi sembra di rivivere l'emozione che ho vissuto a Roma alla Camera dei Deputati nel 2016. È stato veramente unificante, perché come donne siamo straordinarie, però il percorso forse per noi è un pochino più in salita, e questo ci accomuna. Un altro filo invisibile è che anch'io sono laureata in lingue qui a Perugia, all'Università degli Studi di Perugia. Ringrazio per aver potuto parlare accanto a lei. Grazie, grazie a Gemma Bracco. Grazie a tutti, grazie. Ed ora passiamo al successivo premio. Chiamo a premiare, anche se oggi è in sua duplice veste di giornalista, ma anche ha fatto parte della giuria, Noemi Campanella. E chiamo a premiare anche Sergio Pioppi. Sergio Pioppi, ti chiamiamo a premiare, che in quest'oggi anche lui sta contribuendo, perché noi stiamo registrando tutta la premiazione che poi andrà televisivamente sulle TV locali al fine di promuovere la giornata di oggi e le donne di oggi. Sezione giornalismo quest'anno va a Vanna Ugolini. Vice capo servizio presso il Messaggero Umbria, una giornalista professionista, ma anche e soprattutto una donna impegnata nel sociale e nella difesa delle donne, tanto da creare un'associazione, Margot, attiva contro la violenza di genere. Autrice di diversi libri e servizi giornalistici di Eco Nazionale. Buonasera, innanzitutto grazie, anche per me un premio inaspettato, e venire dopo certe persone è difficile parlare, persone come la professoressa Groman, che ho la fortuna di conoscere personalmente perché è la mamma di Pietro per me, come Clara Sereni, che ho conosciuto per lavoro e che spero continui a venire ricordata soprattutto perché è stato un intellettuale veramente di alto profilo. Beh, posso dire che adesso provo quello che Meryl Streep ha provato quando ha preso l'Oscar, la stessa emozione, e quindi non è facile parlare. Quello che vi posso dire è che è vero che io sono una cronista di provincia, sono la responsabile della redazione di Terni, sono molto contenta di essere stata premiata, ma non sono una giornalista di profilo internazionale. Però se guardo da dove sono partita, molto, molto lontano, se guardo la mia famiglia, sono partita da una famiglia di operai, mio padre aveva la quinta elementare, mia mamma la quarta elementare, potermi permettere di vivere scrivendo, di vivere con le parole, per me è una grande soddisfazione. E questa giornata, mi dispiace che i miei genitori non ci sono più, è un po' dal libro cuore, però in effetti mi emoziona, e ovviamente il premio lo dedico a loro, che l'unico, diciamo, l'unico lusso che si sono concessi è stato quello di farmi studiare. Non hanno mai fatto un giorno di vacanza. E quindi non mi ha mai raccomandato nessuno, non mi ha mai aiutato, non sono mai stata molto aiutata nella mia professione, ma i miei genitori mi hanno preso, mi hanno detto vai tu, e sono volata per quel po' che ho potuto fare. E devo ringraziare il mio compagno, che è un grande sostegno. Ho visto che non mi avete detto ottima moglie, siete stati bravi. Comunque devo ringraziare moltissimo i miei figli, perché sono figli, quando mi dicono che bravi figli che hai fatto, no, che brava mamma e che brava giornalista che hanno fatto,
perché non sono, sono stati ragazzi straordinari, bambini straordinari, oggi non ci sono, sono in giro per il mondo a crearsi la loro vita, la loro, il loro percorso di studi e di carriera, però se non fossero stati dei figli così probabilmente non sarei potuta andare da nessuna parte, perché ero a tavola, mi telefonavano, mi hanno fatto per 20 anni cronaca nera e li lasciavo lì, o me li portavo addirittura, li lasciavo in macchina mentre andavo a vedere un omicidio. Adesso le assistenze sociali spero qui non ci siano. Comunque è stato così. Amo moltissimo i miei figli più di tutto, amo moltissimo il mio lavoro, se non lo amassi non sarei riuscita a farlo o non sarei riuscita a conciliarlo con la mia vita. Questo lavoro mi ha dato la possibilità di incontrare tante persone, soprattutto donne, mi ha dato la possibilità di impegnarmi anche nel sociale. E l'ultima dedica che faccio, lo faccio alle tante donne che ho conosciuto, che mi hanno regalato una parte della loro storia di vita, e anche a quelle di cui non ho potuto fare altro che scrivere articoli, purtroppo, perché erano state uccise, però le loro storie le cerco di continuare a mantenere vive. Grazie a tutti, grazie Gemma. Faccio velocemente, l'hai detto tu, insomma, una giornalista impegnata nel sociale, tanto altro ancora. Ringrazio, è il motivo per cui ho preso il microfono, voi organizzatori, perché avete dedicato una categoria al giornalismo e questo non è sempre frequente, soprattutto in questo periodo e contesto storico. Per cui grazie, come giornalista, io sono una giornalista di un'emittente locale, Umbria TV, Vanna è di un giornale nazionale che ha una redazione qua in Umbria, c'è anche il direttore qua in sala con noi, insomma noi giornalisti sì siamo locali, però quello che dobbiamo fare lo facciamo, cioè riferire i fatti tutti i giorni in anche piena oggettività. Se in questo momento di crisi particolare dell'editoria va sostenuta, ora ci auspichiamo, so che di questi giorni si sta parlando di come poter, soprattutto a livello regionale, aiutare. È stata approvata una legge, ecco, proprio 2 giorni fa, esatto. E quindi il vostro contributo ad oggi di aver dedicato uno spazio alla nostra categoria, in più il sostegno delle istituzioni, ci danno il coraggio per andare avanti in questo nostro mestiere così difficile attualmente. Grazie. Grazie e un saluto a Sergio Pioppi che è in veste di partner media di questa iniziativa. Grazie, intanto nemmeno me l'aspettavo di essere chiamato per premiare una collega sicuramente di valore. Fare la cronaca locale è uguale a fare la cronaca internazionale, il sistema e lo schema è quello, la fatica è uguale, forse anche di più, forse il giornalismo, e toglierei il forse, è il lavoro più bello del mondo, anche per me ci permette in maniera proprio autorizzata anche a fare gli affari degli altri, quindi questo già credo che sia un privilegio per pochi. Sicuramente chi ha deciso, il premio ha deciso per una persona che è valida e ha dimostrato, tra l'altro il giornalista si espone sempre, quindi poi è anche più facile giudicare. Vi dico solo una cosa, che qui c'è una collega di Umbria TV, noi facciamo una trasmissione che si chiama Sport e Incontri, che va in onda su una televisione simile, diciamo così, che è il canale 11, che è diventato un canale regionale da qualche mese, diciamo oramai da quasi un anno, che è Teleradio Gubbio, e questa serata abbiamo, grazie all'inizio di collaborazione, spero con Jean-Luc, ve la rimandiamo tutti lunedì sera, quindi vi potete rivedere tutti, e dalle 22.30 in poi, quindi mi raccomando, collegatevi con il canale 11 e quindi rivedrete tutti questi bellissimi personaggi davvero, che grazie a questa iniziativa della provincia, di Gemma Bracco anche, che credo abbia avuto l'idea di sostenere le donne, specialmente in questi momenti, credo che sia la cosa più importante e più felice e più intuitiva che una persona possa fare, anche a livello di dargli più spazio e più immagine per quello che purtroppo ancora dovremmo lavorare tanto per riuscire ad ottenere ancora delle situazioni che veramente sono non da condannare, direi a poco. Grazie a tutti. Grazie a Sergio Pioppi.
Chiamo a premiare, richiamo Rita Rocconi e Giovanni Paoletti nella figura di presidente del premio concorso Rina Gatti, di cui poi parleremo. Una sezione che è iniziata dalla prima edizione, sezione arte. Quest'anno va Fabiola Vitale. Fabiola Vitale, una designer di gioielli e non solo. Polignate di nascita, maternana di adozione, si avvicina allo studio dei metalli frequentando il corso di ingegneria industriale a Terni. Rimasta affascinata dalle loro proprietà, comincia a manipolarli realizzando gioielli unici e pezzi d'arte. Ha realizzato per la città di Terni una statua che è posizionata nei giardini pubblici della città. Fabiola Vitale, prego il microfono. Buonasera a tutti. Quando mi hanno telefonato per questo premio sono rimasta stupita, nel senso che veramente ho risposto se era uno scherzo. Onestamente pensavo che era uno scherzo. Una persona che parlava perugina, telefonava a una persona ternana, ok, non mi sento importante, sono una persona che ama fare degli oggetti sia per progetti sociali che per progetti che mi vengono chiesti, per cui ho detto se era una televendita, uno scherzo che mi faceva mio figlio, e sono rimasta stupita e contenta. La mia passione nasce da piccolina e viaggiavo tra le perline e i fili di rame e i circuiti, giocavo con mio fratello e mia madre disperata, che cosa farà sta figlia, maschiaccio. Non seguivo mia sorella, molto più architetto, lei precisa, molto più femmina di me. Inizio la mia carriera scolastica, un disastro totale. Faccio le magistrali, una scuola che, vabbè, scelta perché ero femmina, non potevo fare un industriale, non mi era permesso di fare un geometra, per carità, o un liceo classico o magistrale, ripiego, una fatica immane. Mi segna scienze politiche, non vi dico quello che poteva essere. Lascio via l'università e mi metto a lavorare. Mi metto a lavorare, poi a un certo punto seguo mio marito, però io sempre viaggiavo con le mie perline, con le mie collane, con le mie cose, per cui facevo gli accessori, lavoravo e alla fine perdo il lavoro. Ero consulente assicurativa, perdo il lavoro, seguo mio marito nella sua attività. Ritorno a Terni, addio lavoro, ok? Che faccio? Che non faccio? Casalinga, non se ne parla. No, a me il lavoro di casalinga, Merletto, mia madre era assolutamente disperazione totale, mia madre. Mi iscrivo a ingegneria. Calcolate, magistrale, ingegneria, due cose opposte. Per cui matematica, poco e niente. Mi rimetto a studiare matematica. Faccio il test di ingegneria. Entro, primo anno, borsa di studio, per cui è andata bene. Vado avanti, comincio a lavorare con i metalli, comincio a vedere le loro particolarità, come si trasformano, perché io faccio ingegneria industriale, ok? E comincio a dire, sì, vabbè, per le costruzioni, potrebbero essere pure anche gioielli per donne. Lo sai che cosa ti dico? Mi comincio a fare degli accessori per me. E inizio così. Comincio a farmi una collana, un bracciale, e prendo il plexiglass, lo comincio col calore a lavorare. E poi approdo, per fortuna, incontro una sarta. Perché era andata lei per imparare a cucire. Perché mi andava di farmi delle cose mie personalizzate. In questo atelier incontro Stella Jean. Una stilista, anche lei alle armi perché era una modella, e mi chiede di partecipare con lei ai giovani talenti della moda. Partecipo a questo progetto, mi metto a casa, taglio l'ottone, l'alluminio e creo un gallo, questo che porto, quello che vedete addosso, il mio primo progetto. Mio marito mi guarda, fa: che cosa stai facendo? Dico: sai, sto facendo, ma chi se lo mette? Ma per carità, lui è medico, per cui tutto deve filare in una determinata maniera.
a un certo punto la stilista vince il concorso sia per i suoi abiti ma che per gli accessori, perché erano particolari, sia all'acquario di Roma Le Fendi, perché ho fatto un bracciale pieno di pietre, tutto lavorato a mano, su questo kimono che aveva fatto lui. Per cui esce questo articolo, quando faccio vedere a mio marito l'articolo uscito su Vogue e la ripresa, mi fa: no, no, tu hai fatto un fotomontaggio perché tu sei brava con il computer. No, non è possibile. Per cui inizia questa mia passione, ma anche sul sociale. Io ho fatto tanti service sociali, ho realizzato, ho messo a disposizione la mia creatività per la stanza tutta per sé Carabinieri a Terni, dove ho collaborato nella realizzazione della stanza col Sor Optimist, per accogliere, è una specie di studio, salone, dove vengono accolte le ragazze o le donne maltrattate, e ha un percorso tutto personale, cioè arrivando dai Carabinieri non passano direttamente dalla strada principale, ma hanno un percorso prioritario a parte. Un altro progetto sempre col Sor Optimist è stato a creare una stanza in collaborazione con i detenuti. Ho lavorato con i detenuti in laboratorio e abbiamo creato una stanza dove i bambini incontrano i genitori detenuti, per cui abbiamo, insieme a un architetto, l'architetto Grisogli, realizzato questa stanza a gomito sia con il personale del carcere, la MOF, e sia con i detenuti. Per cui è un'esperienza mia particolare, insomma è stato un percorso un po' difficile, tuttora è difficile il mio percorso, e ringrazio Rita Rocconi per avermi coinvolto in questa bellissima esperienza, ringrazio tutti voi per questo premio che onestamente non mi aspettavo, e perché io lo faccio con passione, lo faccio perché mi piace e perché è una cosa creativa, anche perché credo che gli italiani hanno cromosomicamente dentro di loro l'arte, la bellezza, lo stile, la classe, e dobbiamo crederci un pochino di più e dobbiamo andare avanti in questo lavoro. Grazie, grazie a Fabiola Vitale. Se vuoi fare un saluto, Rita. Sì, volevo ringraziare Gemma Bracco, l'organizzazione, in particolare Jean-Luc Bertoni. Soprattutto quest'anno è la terza volta che io, appunto, come giurata propongo nomi di donne artiste come Fabiola Vitale, ma in più ringrazio per aver in qualche maniera aggiunto all'ambito artistico anche l'arte culinaria, e quindi con Maria Luisa Scolastra avendo consegnato anche a lei questo riconoscimento. Quindi donne in ambito artistico, Fabiola Vitale e a Luisa Scolastra, che sono due carissime amiche. Grazie. Grazie Rita, passo il microfono invece a Giovanni Paoletti, perché le iniziative continuano e oggi vogliamo fare anche un altro invito per un'iniziativa che ci sarà domenica prossima. Prego Giovanni. Grazie, mi riallaccio velocemente a quello che diceva Mariella Chiarini prima, che io vengo a questo premio dalla prima edizione e ogni volta devo dire che è veramente una grande emozione ascoltare le storie delle donne che vengono premiate. Storie raccontate, il racconto delle storie di chi viene premiato è il motivo per cui vengono premiate. E questo mi dà appunto l'aggancio con la manifestazione a cui si riferiva Jean-Luc di domenica prossima, il 2 dicembre, con Gemma Bracco e con Jean-Luc Bertoni. Ci sarà la premiazione della seconda edizione del concorso letterario nazionale Rina Gatti, riservato diciamo, che ha come tema fondamentale un racconto breve sull'universo femminile. Chiediamo agli autori di esprimere la loro fantasia o la loro memoria, i loro racconti su storie che riguardano tutte le incredibili e diversissime sfaccettature della vita della donna, perché appunto queste storie non solo sono storie di persone che raggiungono o degli obiettivi di successo, che vivono dei momenti difficili, ma sono storie di donne che vivono questi momenti. Già il fatto di essere donne sicuramente le mette in una posizione diversa, solo per essere non una persona, ma una persona che è una donna. E abbiamo avuto un grande successo quest'anno con 209 racconti di 170 autori di tutta Italia, da tutte le regioni italiane che hanno partecipato, e quindi con loro faremo questa premiazione con racconti, come dico, che sono storie, quando le leggo mi emozionano altrettanto come quelle che
sento quando le vengo le raccontate qui voi per il premio. È una bellissima occasione per diciamo rendere concreto anche quel piccolo passo che sta facendo la società in generale verso la donna, cioè arrivare a raccontare donne che raccontano se stesse e molto spesso uomini che raccontano di donne, si arriva così ad oggettivare, a rendere razionale anche quel passo che deve fare la società perché ci sia questa parità effettiva tra i generi e si cominci semplicemente a considerare una donna come un'altra persona e non come una donna. Grazie a tutti. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saperfare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni e il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare i piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Chiamo per questa categoria Anne-Mariette Liste, ecco,
che ci ha sostenuto dalla prima edizione come facente parte della giuria, che ci pone sempre di fronte a questo bellissimo mondo che è la natura, che però va sostenuto, categoria agricoltura. Quest'anno il riconoscimento va a Eleonora Noce. Sentiamo le motivazioni. Apicoltrice in regime biologico. Sin dall'infanzia ha avuto ben chiaro cosa voleva fare della sua vita professionale. Poco tollerante a certe logiche e ritmi imposti, Eleonora ha cercato qualcosa di compatibile con le sue radici umbre, l'amore per la natura e per gli animali. Cosa di meglio che non allevare biodiversità? Questa l'ha spinta a lanciarsi nella sfida della startup Melarium, apicoltura biologica che ha come obiettivo quello di far conoscere prodotti sempre più rari e preziosi in purezza come il miele e il polline. Eleonora Noce, prego. In realtà io sono arrivata all'apicoltura facendo una carriera alla rovescia, perché io sono partita dalla finanza, ho preso una laurea in economia, un master in finanza, ho lavorato a Milano, ho lavorato in grossissime aziende. E poi a un certo punto mi sono chiesta che valore avesse il mio tempo, perché quando fai dei lavori sempre al massimo, dove in realtà l'aspettativa è sempre elevata, a un certo punto ti viene normale chiederti che cosa, cioè per quanto tempo sono disposta a continuare così e per che cosa. Non che non mi piacesse, tant'è che ho scelto comunque un qualcosa di sfidante, misurabile, raggiungibile, insomma, che mi mettesse alla prova, però che realizzasse anche quello in cui credevo, cioè dei valori, difendere un qualcosa che è sempre più fragile, che è il nostro ambiente, e offrire un prodotto a qualcuno che comunque fosse il frutto del mio lavoro, non di quello di un'altra azienda, perché spesso quando si fa consulenza strategica o si lavora nelle grosse realtà, parli sempre per interposta persona. È il tuo lavoro, ma in realtà non è il tuo, cioè tu dici agli altri quello che devono fare e poi vai via. Invece qui sono io che devo fare tutto, dall'A alla Z, e cerco nel mio piccolo di salvaguardare un animale che in realtà sta sparendo, e se sparisce lui, spariamo anche noi. Dietro a un vasetto di miele c'è un mondo, c'è un lavoro, e c'è un qualcosa di cui forse non ce ne rendiamo conto anche come umbri. L'Umbria è una terra di mille fiori, abbiamo una biodiversità favolosa che nessuno valorizza, soprattutto il miele, perché ancora il miele è tutto da costruire. Fare apicoltura biologica significa ancora di più darsi delle stringere le maglie, cioè rinunciare a parte del profitto per cercare di, dopo non è detto che non ci riesca, però quantomeno tenta di far stare bene questi animali. L'apicoltura normalmente è fatta di nomadismo, cioè la rincorsa delle fioriture, si portano questi animali, soprattutto quella industriale, si portano questi animali con estrema velocità sulle fioriture, gli se ne fanno fare anche 5-6 l'anno. Tutelare la biodiversità a questi animali significa rinunciare a parte del nomadismo, salvo, perché comunque un lavoro, magari fioriture particolari si portano, però prediligere degli apiari stanziali dove loro si integrano con l'ambiente e l'ambiente si abitua alla loro presenza selezionandosi reciprocamente, e è l'apicoltore che si muove facendo anche 160 km al giorno, e così diventa una sorta di missione che spero per ora in 3 anni, questa startup non ha mai chiuso in perdita, e sono già 2 anni che ho vinto le gocce d'oro al concorso di Castel San Pietro, che è uno tra i più prestigiosi sulle produzioni di mieli nazionali. E poi basta, perché no? Certo.
Grazie Eleonora, infatti agricoltura è molto importante perché tutti noi tutti i giorni mangiamo qualcosa e come diceva Eleonora e già diceva Einstein, senza le api anche gli uomini spariscono in pochi anni. Eleonora poi dice che ha lasciato cose, le consulenze eccetera, ma non è tutto vero perché è diventato anche la mia consulente e consulente per altre imprenditrici che magari non hanno avuto questo percorso economico, gli studi di economia che ha avuto lei, quindi si arricchisce e ci aiuta a crescere anche noi altri. Grazie, grazie veramente, che ci teniamo molto a questa sezione perché è un modo per viaggiare e anche promuovere i prodotti di eccellenza del nostro territorio. E credo che molti dei presenti non conoscevano questa realtà imprenditoriale, perciò oggi è possibile acquistare online le nostre eccellenze, ma è anche meglio andare a visitare queste aziende che ormai sono diventate anche molto belle da poter vedere. Ci piace, come avete visto, anche premiare volti giovani e oggi abbiamo voluto premiare per la sezione sport una promessa, ma non è già una promessa, e chiamo per consegnare questo premio il presidente della Federazione Tennis Roberto, qui il cognome lo faccio dire da Mariangela perché poi lo capirete da solo. L'hai segnato tu, quindi mi risulta difficile. Scusate, ma Roberto Carraresi, per le R era questo. Sezione sport a Matilde Paoletti. Sentiamo le motivazioni e qui ringrazio, vi chiedo un altro applauso a Costanza Bondi, coordinatrice delle Women Network, che è da sempre vicina al premio. Prego Costanza. Tennista perugina classe 2003, Matilde ha iniziato a giocare a tennis all'età di 4 anni, giovanissima ma con alle spalle già tantissime vittorie che l'hanno fatta entrare di diritto nella lunga e prestigiosa tradizione tennistica italiana e che tante soddisfazioni ha dato e continua a dare allo sport nazionale. Ora sono emozionata io perché questa bambina adesso ormai è una ragazza, l'ho vista nascere. Ringrazio tutti per il premio. E io ho iniziato a giocare a tennis a 4 anni, ero molto piccola e per me è sempre stata una passione. E adesso è diventata anche un po' il lavoro perché sono da 2 anni vivo e mi allena Foligno con la Federazione Italiana Tennis e altre 7 ragazze. E ho avuto anche l'onore di rappresentare l'Italia in varie occasioni. E secondo me ci vuole sempre molta passione e divertimento, perché se no farlo tutti i giorni e molte ore al giorno diventa faticoso. Ancora non ho raggiunto niente, ma sono contenta perché faccio quello che mi piace. Grazie. Allora sì, grazie anche come Federazione Tennis Umbria di questo riconoscimento che possiamo dare a una delle nostre giovani promesse. Oramai lo diciamo spesso e volentieri quando riceve tanti premi, che deve essere per lei considerato non un punto di arrivo ma sicuramente un punto di partenza, ma lei, come ha già detto, ne è cosciente. Il tennis è nella sua vita, lei oramai da qualche anno è convocata stabilmente tra le atlete che la Federazione Italiana Tennis sta seguendo, sta girando l'Europa e non solo per tutti i tornei, e ovviamente gli auguriamo tanto i successi. Ovviamente è campionessa italiana delle sue categorie, insomma, senza elencare una lunghissima serie di prestigiosi risultati che ha avuto, però abbiamo detto che per lei deve essere comunque un inizio, perché ovviamente la prende come giusto da un punto di vista di divertimento, concilia scuola e tennis insieme, col tennis che ha sicuramente la predominanza, ma ovviamente è intelligente, quindi di saper così costruirsi il futuro in ambito sportivo e non solo. Le auguriamo i migliori successi e quindi da parte nostra comunque un grande ringraziamento per un riconoscimento per una giovane di cui sentiremo parlare anche in futuro. Grazie.
Grazie. Prima di chiudere con l'ultima premiata, e come si dice chiudiamo in dulcis in fondo, vogliamo ringraziare tutte le giurate e chiedo alla Presidente di... Ovviamente non l'ho fatto prima perché lo voglio fare sul finale, però con orgoglio voglio ringraziare veramente di cuore per l'impegno, alcune sono 3 anni che stanno con noi, le giurate del premio. Voglio ringraziare Ilaria Caporali, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Umbria, Maria Antonietta Gargiulio, Vicepresidente Club UNESCO di Perugia e Gubbio, Anna Maria Teliste, Presidente AIAB Umbria, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, Rita Rocconi, titolare Studio Artemis, Elisabetta Torlone, medico dell'ospedale di Perugia, Cristina Vermigli, medico dell'ospedale di Perugia, Carla Emiliani, professoressa dell'Università di Perugia, Cristina Gasparri, professoressa dell'Università di Perugia, Cristina Gaspari, consulente, no? Consulente, scusate, ho sbagliato. Krista Butzberger, musicista, Associazione Arset Labor, e infine Noemi Campanella, giornalista di Umbria TV. E naturalmente la presidente Gemma Bracco. Ed ora chiamo una delle prime premiate, Krista Butzberger, musicista della direttrice dell'associazione Arts Labor, e chiamo anche il presidente dell'Arts Labor, visto che è presidente, se non sbaglio, a consegnare, non sei più, tesoriere. E a volte è più importante il tesoriere che il presidente. E per la categoria musica, quest'anno il riconoscimento va a Alessandra Gentile. Un grande talento musicale che la vede esibirsi sui più importanti palcoscenici del mondo. Grande pianista perugina, Alessandra si è perfezionata con molti maestri di fama mondiale. Fondamentale è l'incontro con il pianista tedesco Gerhard Oppitz, di cui diventa per alcuni anni assistente alla Hochschule für Musik di Monaco di Baviera. Suona come solista, con molte orchestre e come camerista in varie formazioni. Grazie, sono molto felice di essere l'ultima di questa meravigliosa rete, perché mi sembra di capire che tutte le donne che sono state premiate stasera sono accomunate da una rete importante che riassumerei con poche parole: dedizione per quello che fanno, desiderio di comunicarlo, condivisione e condivisione anche della bellezza. La bellezza di far del bene, la bellezza di fare dell'arte, la bellezza di insegnare. Ci sono queste 4 parole che mi sembra possano riassumere l'incontro di questa sera. La mia storia è semplice, come quella di tutti i musicisti. Comincio presto, da bambina a studiare, con un papà melomane perché faceva la comparsa nel Teatro dell'Opera di Reggio Calabria quando era bambino, una mamma che aveva strimpellato un po', e c'era un vecchio pianoforte in casa. Da qui poi gli studi, un soggiorno all'estero molto importante in Germania, e poi le cose sono arrivate con questi meccanismi miracolosi per cui c'è qualche cosa che ci porta in una direzione, e poi arrivano dei riscontri, arrivano degli incontri, arrivano delle persone che ti cambiano la vita e che ti dicono che quello che stai facendo è giusto. Sono particolarmente felice di ricevere il premio da Krista, che è una perla che questa regione ha avuto, ha ricevuto, e che ci regala sempre degli incontri meravigliosi e con la quale riusciamo spesso a capire l'importanza della bellezza che noi condividiamo. Tutte e due in ambiti diversi insegniamo molto, abbiamo molto contatto con i ragazzi, con le persone giovani, per cui non so tu, ma abbiamo l'illusione di rimanere giovani anche noi, sempre, perché le persone con cui abbiamo a che fare hanno sempre la stessa età, allora noi ci illudiamo che pure noi abbiamo sempre la stessa età. Questo ha dei vantaggi, degli svantaggi qualche volta perché ci svegliamo, però il vantaggio è
quello di produrre un'energia di condivisione, di conoscenza della tradizione, delle radici da cui veniamo, di questa arte che mette insieme la dimensione del tempo, la dimensione dell'armonia, la dimensione della sovrapposizione delle note, creando qualche cosa che sicuramente ci porta in dimensioni altre, ecco, che ci fa capire che quello che l'uomo sa creare e può creare è veramente una cosa meravigliosa. Vorrei ringraziare la giuria per il premio, e voi che siete qui rimasti, e, credo che questo incontro di donne sia una cosa molto proficua e che il territorio in cui noi ci incontriamo sia un territorio veramente benedetto, e abbiamo la fortuna di vivere in una terra così importante che produce questo tipo di ricchezza. Grazie. Ti ringrazio. Grazie a Alessandra e grazie alla Commissione, grazie alle istituzioni. Sono particolarmente felice che tu ci sia stasera qui a ricevere questo premio, un'Umbra Doc, e quasi, no? Quasi. È comunque nata e cresciuta qui, e di livello assolutamente internazionale, e come avete sentito è una persona stupenda, di una grandissima modestia, umiltà e serietà. E questo è quello che, diciamo, amiamo di più nel nostro mestiere. Grazie Alessandra e grazie a voi tutti. Grazie a Christa. Siamo arrivati alla conclusione, poi alla conclusione naturalmente inviteremo tutte le premiate per fare la foto di rito, che poi tutte insieme che manderemo alla stampa questa sera stessa. Voglio ringraziare le tante realtà che sostengono il premio, in primis naturalmente la provincia di Perugia, il comune di Perugia. Questo premio poi è sostenuto dalla Confindustria, ma in particolar modo anche ci fa piacere la presenza anche della Camera di Commercio di Perugia, che sostiene fortemente questa iniziativa, Club UNESCO, AIAB, lo studio Artemis, naturalmente l'università e l'associazione giornalisti. Dico questo perché, ecco, come avete visto oggi, abbiamo visto tanti mondi che spesso non si incontrano come invece è successo oggi. Spesso il mondo dell'impresa, naturalmente oggi sicuramente c'è un approccio diverso anche nei confronti del sociale, però abbiamo visto anche donne che hanno avuto la forza di riscattarsi, di ricominciare. Credo che questo, noi quando abbiamo pensato a questo riconoscimento, abbiamo pensato che fosse importante valorizzare queste nostre risorse perché possono essere dei modelli. Modelli naturalmente per i giovani, ma per tutti, uomini e donne, che, come abbiamo sentito, storie di donne che hanno iniziato il loro percorso personale, professionale, e poi oggi fanno tutt'altro e hanno raggiunto in quel tutt'altro delle vette importanti. Per dire come spesso oggi si è ripetuta la parola, il metodo, lo studio, il sacrificio, il lavoro, forse oggi bisogna riallenarci a questa, diciamo, metodologia. Abbiamo gli ultimi premiati, abbiamo voluto proprio questa giovanissima, perché a volte anche dei giovani si parla in maniera superficiale. Oggi abbiamo dei giovani che hanno veramente una grande tenacia, una grande forza, però a volte bisogna dargli gli strumenti e gli spazi. E credo che le ultime due, la musica e l'arte e lo sport, siano quelli dove assolutamente non esiste la meritocrazia, perché certi risultati si possono raggiungere soltanto se si, in qualche modo, si studia e si acquisisce un metodo, poi se c'è anche il talento naturalmente i risultati sono in qualche modo più eccelsi. Però si possono fare anche delle piccole operazioni, anche nel privato, e vogliamo chiudere anche con un piccolo omaggio, come per dire che una privata, una nostra scrittrice, perché questo premio è anche sostenuto dalla Bertone Editori, e chiamo Elisa Piana, che ha voluto in qualche modo pensato in occasione del suo compleanno, ha detto: non voglio regali, non voglio omaggi, però voglio in qualche modo raccogliere denaro
per un'associazione e ha voluto regalare all'associazione Anna Maria Petri un omaggio, un assegno di 500 euro per sostenere un'associazione del nostro territorio. Prego Elisa, un piccolo saluto. Buonasera a tutti. Come ha già detto Jean-Luc, ho compiuto 40 anni a settembre e non ho voluto regali, o meglio una lettera, perché per me le parole sono da sempre importanti, le parole che rimangono. E appunto abbiamo devoluto ognuna una cifra per quello che potevano e abbiamo fatto, ecco, questo piccolo grande assegnino per noi, per le donne, donne che aiutano le donne in questa... in questa manifestazione. Io sono emozionatissima e, come ricordo a tutte le mie 20 amiche, avevo fatto queste cornicette e ognuna aveva una frase, aveva: segui i passi del rispetto per chi, diciamo, è stata come me un po' troppo crocerossina. Poi c'era: sono donna e araba fenice, per le donne che ce l'hanno fatta più e più volte rialzandosi. E c'era questa che voglio dare anche ad Anna, perché dice: ci vuole carattere e poesia. Ecco a te. Voglio rubarvi un minuto. Io sono la presidente di un'associazione a difesa delle violenze di genere, Il Coraggio della Paura, e perciò sinceramente in questi giorni, poi il 25 ce l'abbiamo avuto proprio l'altro giorno, la situazione è abbastanza critica, però oggi vogliamo essere simpatiche, mettere un po' d'allegria, perché se no qui fra un po' ci tagliamo tutti le vene. Io ringrazio la Elisa, perché Elisa ha una cosa con me, la poesia. Siamo due scribacchine, quando siamo giù di morale perché ci fanno a pezzi certe storie, io vivo sola, lei con la famiglia, allora scriviamo. Allora qui ci siamo ritrovate, poetesse in crisi economica, la mia associazione, e allora abbiamo unito il tutto. Grazie, grazie di tutto, grazie a tutti. Grazie. Ringrazio naturalmente poi chi ha collaborato a questa iniziativa, ripeto, Costanza Bondi, Uomo Network, che ci sostiene in tutte le iniziative, Eleonora Pascai, che ha fatto farà la rassegna fotografica, e naturalmente Mariangela Taccone, che ha fatto la segreteria, ha coordinato tutto il premio. Però naturalmente il premio lo fanno naturalmente le giurate, sono state ben nominate, ma poi le vincitrici. Chiamiamo, è arrivata Donatella Porzi per un saluto, la presidente della giunta regionale, del consiglio regionale dell'Umbria. Ci fa piacere avevamo nominato la provincia, il comune, ci mancava questo tassello che Donatella naturalmente... i tanti impegni, però ha fatto chilometri per essere qui con noi, almeno farei parte della foto di rito di chiusura di queste. Abbiamo visto la storia di 15 donne, di 15 eccellenze, e devo dire che come è stato in parte detto anche da alcune precedenti relatori, per me è un bellissimo viaggio, perché naturalmente la nostra regione, per chi viaggia, sa quanto sia in qualche modo isolata, quanto sia difficile fare impresa, quanto sia difficile perché le infrastrutture mancano, perché io a volte faccio centinaia, in un weekend ho fatto 1000 chilometri in Umbria, e so le difficoltà che ci sono, e io vorrei viaggiare con i mezzi pubblici, però oggi viaggiare con i mezzi pubblici in Umbria per chi fa tanti chilometri è molto difficile, perciò fare impresa oggi è difficile. È difficile fare ricerca. A volte si dice che mancano le strutture sportive, invece abbiamo... E allora ecco quello che abbiamo visto oggi, che quando c'è caparbietà, quando c'è metodo, tutto si può raggiungere nel campo dell'arte, del canto. Una giovanissima cantante, noi come Bertone Editore abbiamo pubblicato un libro che ricorda Berardo Berardi, un cantante dell'Ottocento che è partito dalle nostre campagne e ha calcato palcoscenici internazionali per, ecco, il messaggio che, anche se a volte nel nostro territorio ha queste eccellenze, il fatto di potersi mettere in rete come oggi, secondo me, valorizza molto.
E devo dire che Donatella ha sempre sostenuto le nostre iniziative come Europa Comunica e naturalmente anche con il rapporto che c'è con Gemma Bracco. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Io sono arrivata a concludere questa iniziativa immeritatamente. La mia amica Gemma mi concede questo privilegio, io mi scuso con tutti voi, ma oggi è stato un pomeriggio di quelli veramente complicati. Ho fatto 3 volte Perugia-Foligno, quindi è stata una cosa piuttosto complessa e quindi non sapevo i nomi delle premiate, perché nella loro presentazione giustamente erano state soltanto annunciate i 2 premi speciali che sapevamo un po' tutti. Quindi non citerò nessuna delle 15 donne straordinarie che stasera hanno ricevuto il premio, perché non portando neanche gli occhiali non riesco a leggerle, quindi farei una pessima figura nominandone solo alcune. Poi mi avvicinerò a voi e sarà il modo per salutarvi e ringraziarvi, perché sono convinta che le 15 donne che questa giuria selezionata, così qualificata, ha selezionato rappresentano al meglio la nostra regione, la nostra comunità, e l'intento di questo premio che Gemma Bracco, nello svolgimento veramente del suo ruolo, è stata straordinaria, glielo dico ogni volta che la incontro, ha voluto in qualche maniera mettere in positivo le esperienze belle che nella nostra realtà esistono. E parlare di quanto di positivo c'è nella nostra comunità in tutti i campi, quelli che questo premio vuole toccare, vuole in qualche maniera sottolineare, a mio avviso è un'iniezione di fiducia per quello che può essere una comunità come quella nella quale viviamo, in cui i temi che ci attanagliano, le problematiche che viviamo spesso ci spingono a vedere le cose in negativo. I vostri sorrisi, la vostra positività, la vostra esperienza sia nel campo, nei campi professionali, sia nel volontariato, sia diciamo in tutto quello che può essere il campo di esperienza nei quali le donne si sperimentano, ecco, ci danno questa spinta, questa molla per dire che le esperienze positive aiutano a far vivere meglio il nostro tempo e soprattutto a programmare meglio il futuro, quello a cui teniamo con tanto senso di responsabilità. E senso di responsabilità lo vedo in iniziative come questa, dove Gemma, che occupa un incarico importante, che ci rappresenta tutte come consigliera di parità per la provincia di Perugia, riesce a entrare veramente in sintonia, in simbiosi con le articolazioni della nostra realtà, cercando veramente di far emergere quanto di positivo c'è e cercando di strutturare quelle relazioni che mettono in connessione una comunità. Ecco, insieme riusciamo a contagiarci positivamente. Il fatto che ci sia una collaborazione con Europa Comunica, che non è sporadica e legata soltanto a questo evento, ma che diciamo nel tempo dà l'avvio e la realizzazione a tante, tante iniziative, ecco, significa aver compreso che le esperienze da solitari non portano da nessuna parte. Noi dobbiamo veramente avere momenti come questi, nei quali ci guardiamo negli occhi, nei quali scopriamo la bellezza che c'è nelle esperienze degli altri. Ognuno si sperimenta laddove riesce a dare qualcosa, laddove riesce a dare un contributo. Ecco, creare questa relazione, avere momenti di condivisione come questo sono, credo, le cose che servono sia alle istituzioni sia alla nostra comunità civile, che in tutte le sue espressioni riesce ad essere veramente sempre qualcosa di cui, se riusciamo a trovare un momento per fermarci, per guardarci, per fare veramente il punto della situazione, usciamo più soddisfatti di quanto siamo entrati, per la positività che riusciamo a cogliere nelle esperienze che ci sono vicine e che rischiamo di non cogliere in pieno se non c'è questo momento di incontro, di comunione e di condivisione. Per cui grazie veramente all'esperienza di ciascuna di queste 15 donne che oggi sono state in qualche maniera insignite di un premio importante in una sala prestigiosa come è questa, appunto, del Consiglio della Provincia di Perugia. Grazie a Gemma Bracco, grazie all'associazione Europa Comunica per quello che fa nel corso dell'anno con grande veramente dedizione, con grande caparbietà, e grazie alla vostra bella esperienza che avete voluto portare a conoscenza delle altre situazioni che oggi sono state premiate, perché veramente di questo abbiamo bisogno. E quindi l'appuntamento è alla 4ª edizione, che ormai sarà già in calendario, per ritrovarci ancora insieme e per festeggiare la positività
che c'è nel genere femminile. Grazie. Grazie. Grazie a Donatella Porzi. Chiedo di invito Federica Balucani per farci una cosa imprevista, poi chiedo alle giurate di prepararsi per la foto conclusiva, per un piccolo omaggio canoro non previsto. Proviamo, non so il microfono come sarà, sarà un esperimento, lo accetterete, però... Sì, è totalmente un'improvvisata, quindi adesso mi faccio venire in mente qualcosa. Io ho avuto l'onore di conoscere e di cantare per il premio Oscar Ennio Morricone. L'ho conosciuto grazie alla banda musicale della Polizia di Stato, con cui canto ormai da 5 anni, e ce l'avevo a questa distanza, il maestro Morricone. E quando mi vide mi disse: faccia come se io non fossi qui, canti normalmente. Facile, no? Benissimo. E alla fine si commosse, mi strinse la mano e piangendo, insomma, mi ha fatto le sue congratulazioni, così. Quindi per me è stata un'emozione grandissima e voglio appunto condividere con voi uno dei suoi brani più famosi, che è stato in un film, in uno dei tanti film di Sergio Leone, e che è C'era una volta il West. Capisco che la sorpresa vi è stata gradita ed ora abbiamo, così quando vedrete il suo nome sui manifesti avrete potuto dire di averla incontrata e poi andare al suo concerto. Ora facciamo la foto di rito, poi nella sala, credo qui a fianco, abbiamo preparato un aperitivo per chi vorrà rimanere. Grazie.